quando la reazione era puramente emotiva, era puramente far pressione sul proprio DNA di italiani che devono resistere, certo. Ma adesso c'è da ragionare. Sì. Lei dice, c'è, per tanto tempo nel suo libro dice, si è parlato di egemonia culturale, adesso c'è l'egemonia del superficiale, cos'è? L'egemonia del superficiale è tutto ciò che è complessità è visto con diffidenza. Tutto ciò che è complessità mi sta fregando. Immediatamente ciò che posso capire o che mi dà un colpevole, beh, mi sembra autentico, vero? Persino se è il virus. Certamente. Quindi nel momento in cui io dico appunto che il virus è una cospirazione cinese, mi torna. Se inizio a essere molto più complesso, cioè a non dare delle risposte perché non abbiamo tempo, ancora, non abbiamo avuto tempo, sento subito... No, qualcosa che non funziona. Pfizer dichiara che ha il vaccino che sembrerebbe coprire il 90%, sono subito partita. Ah, ecco qua. È stato dato l'annuncio appena Trump non è stato rieletto. Perché se fosse stata data prima, diciamo durante il dibattito elettorale, Trump poteva fregiarsi di questa vittoria, no? E quindi ci si nutre di queste ambiguità continuamente. Diventano matrice di tutti i discorsi, perché questa è l'accusa che per tanto tempo molti intellettuali, in qualche misura anche lei, ha fatto alla destra, no? È diventata anche la sinistra vittima di questa egemonia del superficiale. Prendiamo l'esempio di De Luca, no? Un presidente della Campania che parla diretto, addirittura se viene criticato in televisione perché chiude le scuole, dice hanno trovato l'unica bambina che vuole studiare. Che impressione le fa che venga da sinistra una persona del genere? De Luca è lo sceriffo, si racconta come a volte come il nonno, a volte come lo sceriffo, a volte come il castigatore e fa simpatia. Lui fa simpatia ad alcuna parte dell'elettorato, perché lui aveva iniziato tra l'altro in una piccola televisione salernitana a fare questi lunghi monologhi come Chavez, c'erano lui e Chavez che facevano questo, no? Quindi egemonizzava e ha funzionato tant'è vero che adesso lo fa col web. Dov'è la pericolosità? Che in realtà De Luca, giocando con arrivo con lanciafiamme, vi vengo a prendere casa per casa, Halloween che fa questa battuta, no, ci fa sorridere. Ma perché è pericoloso? Perché è populista allo stesso modo dell'opposizione, in questo momento dell'opposizione, diciamo, delle destre. Quando, cioè, risolvi tutto nella butade, ma a conti fatti, nella realtà, non intervieni. Non intervieni perché cosa hai fatto per permettere alle scuole, per esempio, soprattutto materne e elementari, di poter tenersi aperte? Nulla. E quindi allora giochi sull'emergenza. E prendi in giro chi ci vuole entrare.